Buongiorno a tutti, siamo qui con Franco Satta per esporvi che cosa era Tourist Libisonis. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ma che cos'era Tourist Libisonis? Tourist Libisonis era una città romana, si tratta di una colonia dedotta. Dedotta significa che i cittadini romani sono stati spostati da Roma e hanno cominciato a vivere qua a Porto Torres. Il nome Tourist Libisonis pare che sia un toponimo preesistente che è stato poi riutilizzato per dare nome a questa colonia romana. Tourist Libisonis è la prima colonia romana della Sardegna ed è stata fondata da Giulio Cesare. Diciamo che i romani hanno occupato la Sardegna nel 238. Dopo il 238, dopo aver abbattuto la resistenza dei Sardi, hanno finalmente creato quella che fu la Pax Romana. Nel 46 a.C. Giulio Cesare è venuto in Sardegna e ha fondato la colonia romana di Tourist Libisonis. Aveva intuito che una colonia romana qua in Sardegna poteva favorire il trasporto delle merci attraverso il mare, perché prima si facevano quasi tutte via terra. Ti volevo chiedere com'era la composizione di questa città? Allora, la composizione, la città, come dire, urbanisticamente veniva fatta come venivano fatti tutti i castra romani, cioè Cardi e Decumani. Comunque qui in questo punto, come ti dicevo prima, siamo su un Cardo, e i Cardi sono orientati nord-sud, invece Decumani est-ovest, e siamo in un Cardo che era probabilmente una delle vie principali di Tourist Libisonis, perché da questa parte c'erano le taverne, i negozi. Tu devi immaginare questa strada come una strada trafficata di gente che andava per i negozi oppure andava alle terme. Queste sono le grandi terme di Tourist Libisonis, erroneamente chiamate Palazzo del Re Barbaro, perché hanno legato questa grande costruzione al fatto che probabilmente qui era la sede di Barbaro, colui che aveva decretato la condanna dei santi martiri Gavino, Protto e Giannone. Questa teoria è sbagliata, perché in realtà queste sono delle aree termali molto importanti. Ed è stata costruita nel periodo più florido della colonia, diciamo alla fine del III secolo, i primi del IV secolo. Era un luogo dove i romani si incontravano. Si incontravano non solo per fare i bagni, ma si incontravano perché era un punto, alle volte alle terme si poteva parlare di tutto, anche di affari. Nelle terme si faceva anche ginnastica, si faceva anche movimento per il corpo, per il fisico, poi c'erano anche i massaggiatori. Diciamo che era un luogo per stare bene, per rilassarsi. Le terme erano anche un luogo importante di cultura, perché gli arredi delle terme erano di una bellezza davvero ineguagliabile. Se tu noti, questa vasca fino a una certa quota era rivestita in marmo. Dietro il marmo ci sono tre strati di impermeabilizzazione. Sopra era intonacata, magari anche dipinta. E queste terme particolarmente sono molto... cioè questa caratteristica di queste due mensole, che ci sono anche da un'altra parte, le mensole servivano molto probabilmente a sistemare delle statue, magari delle statue che versavano acqua.